Eccoci qua, Nina, benvenuta a questo Movie OK Day. Buongiorno Dani, ciao a tutti, auguri, auguri a voi più ok. Grazie, grazie, grazie. Ben ritornata, dovrei dire, perché già avevi partecipato l'anno scorso e sempre piacere rinvitarti, visto che comunque è un anno in più che abbiamo collaborato insieme, abbiamo fatto tante cose e quindi, come sai, Movie OK Day, l'idea è di invitare professionisti, aziende con cui si ha a che fare, con cui ci si trova bene, con cui ci si sente di fare progetti, sviluppare progetti insieme. No, non potevo mancare neanche quest'anno, anzi forse a maggior ragione quest'anno, diciamo, è stato un anno intenso di tante attività, quindi sono doppiamente contenta. È vero, tanti cambi anche. Nina, so che tu hai la Allora, io presentazione, quindi sì, quando come tutti vuoi. gli anni mi blocco sempre davanti ai pulsanti. Allora, vediamo se anche quest'anno riesco a non fare pasticci. Dunque, Per quest'anno credo il di essere tema. Ok, riuscita. eccoci qua. Ecco la Funziona? presentazione. Sì, Perfetto. ti lascio tutto lo spazio che ti meriti. Quindi Osti, grazie. prova, Allora, invece ti ho nascosto. Allora, sulla regia grazie. c'è ancora da lavorare. Tu qua. Si vede? Funziona? Perfetto. Si vede e si sente. Allora, quest'anno ho deciso di parlare di microcopy. Per un paio di ragioni, la prima perché è tutta colpa di Daniele, perché insomma quando stavamo valutando le varie tematiche da affrontare, stavo appunto elencando una delle attività sulla quale io e il mio team avevamo lavorato parecchio negli ultimi mesi, e appena Daniele ha sentito la parola microcopy si è emozionato. E non c'è stato sostanza verso di cambiare idea. La seconda motivazione, che in realtà è collegata a questa, è che effettivamente negli ultimi 9 mesi abbiamo lavorato tantissimo di fino proprio sul microcopy, e quindi avevo in un certo senso anche un po' la voglia di raccontare i risultati e che cosa è stato fatto in questi ultimi 9 mesi. Il sottotitolo della presentazione in realtà già dice tutto, è un ottimo microcopy, perché appunto oggi parliamo di piccoli messaggi capaci di dare grande valore. Cos'è il microcopy? Il microcopy, con la parola microcopy, si tende a definire tutti quei messaggi piccoli, ovviamente, come dice il nome, che ruotano attorno a un'azione che viene richiesta agli utenti, per esempio di un sito web. Diciamo un errore, un'incomprensione abbastanza comune quando si parla di microcopy è quella di concentrare l'attenzione sempre soltanto sulle call to action, gli inviti all'azione. Come se il piccolo messaggio per eccellenza, comunque i piccoli messaggi fossero solo e soltanto i classici pulsanti di un sito web. In realtà non è così, in realtà il microcopy si sviluppa e andrebbe sviluppato lungo tutto un percorso che inizia ben prima dell'invito all'azione che noi facciamo ai nostri utenti, continua nel momento del click, per esempio, e prosegue anche in un secondo momento, quindi quando l'azione è stata eseguita. Qui, in un certo senso, c'è un po' tutto il programma di oggi del WP OK Day, quindi la parte di avvicinamento a un utente, di conversione e poi di gratificazione successiva.
Il microcopy funziona in maniere differenti a seconda delle varie fasi, quindi in una fase iniziale l'obiettivo primario deve essere quello di mantenere il focus sui vantaggi e sui benefici. Nel momento dell'acquisto bisogna fare di tutto per eliminare ogni dubbio, ogni paura, diffidenza e resistenza, quindi agevolare il percorso, agevolare il passaggio e la conversione, e successivamente coccolare, rassicurare e magari regalare qualche emozione inattesa a quello che ormai è diventato il nostro cliente. Perché tendiamo a parlare di piccoli messaggi di grande valore? Dov'è il grande valore che si nasconde all'interno del microcopy? Qui ho provato a dare qualche punto di riflessione. Nel nostro settore si tende a parlare tantissimo di, della soglia di attenzione, che è calata molto nel corso degli anni. Si parla sempre di questi famosi 8 secondi oltre i quali le persone all'improvviso non riescono più a rimanere attenti. La verità, perlomeno dal mio punto di vista, più che un calo dell'attenzione, si è verificato un aumento delle distrazioni. Oggi siamo inondati da tantissimi messaggi su più canali durante tutto l'arco della giornata, su più dispositivi, quindi non è questione di essere meno attenti, ma obiettivamente di dover inseguire in un certo senso o sfuggire, insomma scappare da più messaggi. Il secondo elemento importante è il modo in cui è cambiata l'esperienza di lettura. Oggi noi leggiamo a singhiozzi, quindi saltiamo da un elemento visivo all'altro, da un sottotitolo all'altro, da un dispositivo all'altro, più che lettura veloce, è proprio una lettura estremamente superficiale e discontinua. Terzo elemento, l'effetto cecità. Ci sono degli elementi di un sito web o comunque in generale della comunicazione che, un po' per abuso, un po' perché l'utente comunque diciamo tonto non è, certi elementi dopo un po' non vengono più visti. Per cui bisogna inventarsi in un certo senso dei passaggi che possano stupire e che possano sorprendere. Qui mi collego al punto successivo, cioè i classici messaggi standard. Tutti i siti hanno dei messaggi, degli elementi di comunicazione che vengono inseriti di default dall'utilizzo dei cookies, all'iscrizione alla newsletter, all'acquisto, a creare un account, e purtroppo sono spesso tenuti in secondo piano, come se diciamo in un certo senso chi se ne frega, l'importante è che tutto il resto del sito funzioni. Queste parti veramente raramente vengono prese in considerazione da un punto di vista di riscrittura dei contenuti. Questo porta appunto a un molto spesso a non creare nessun coinvolgimento con l'utente, ed è può essere un'occasione persa. Ultimo elemento, il 2020, l'anno che è appena passato. Ci sono degli studi in corso, non ancora giunti a conclusione, che documentano il fatto che l'anno che è appena trascorso ha portato a una stanchezza nelle persone, un affaticamento mentale tale per cui tutti questi elementi che abbiamo visto finora rendono la fruizione dei contenuti, soprattutto su web, ancora più faticosa. A ciò si aggiunge il fatto che sempre per via della situazione attuale tanti business si sono trasferiti online. Un nuovo target è approdato online e di conseguenza avere cura anche dei piccoli messaggi può aiutare a stabilire delle connessioni più efficaci e delle conversioni, e aumentare il numero di conversioni all'interno di un progetto online.
Qui questa frase è un po' una provocazione, ma è più che altro un invito a riflettere. Quello che spesso accade, qui parlo anche insomma da copywriter, è, spesso ci viene richiesto di lavorare sulle call to action con riferimento ai soli pulsanti, quindi trovare un modo divertente, originale, efficace, per riprendere anche le parole di Luca, che possano aumentare le conversioni. In realtà la call to action non è un pulsante e basta, ma per essere davvero efficace va intesa come un processo che parte da molto prima, parte dalla creazione di una relazione profonda e originale, se vogliamo, con le persone, e che deve poi proseguire anche dopo. In questo senso il microcopy ha davvero un valore inespresso, mi sento di dire, molto molto forte. Quali sono, che cos'è il microcopy nel concreto? Quanti tipi di microcopy ci sono? Tantissimi. Io qui ho provato a fare una panoramica di quelli che sono i più frequenti all'interno di un e-commerce, ma più in generale all'interno di un sito web. Possiamo avere le istruzioni operative, quindi tutti quei piccoli testi che spiegano passo passo come compilare un questionario, come completare un processo di iscrizione, per esempio. Abbiamo i messaggi di errore, dal più comune errore 404, quando finiamo su una pagina che non esiste, o quando inseriamo un link che è sbagliato. Ma anche un messaggio d'errore può essere quando, per esempio, inseriamo una password errata, o questo è il mio caso abbastanza frequente, quando non mi ricordo la mail con cui mi sono registrata a un sito. Dall'altra parte ci sono i messaggi di conferma, quindi quando un processo va a buon fine compare un pop-up o anche soltanto una frase che ci dice quello che tu volevi fare è avvenuto con successo. Ci sono poi i form, quindi sia le etichette, quindi il testo che compare sopra ogni campo, nome, cognome, il tuo messaggio, eccetera, eccetera, che il testo di esempio che viene in alcuni casi inserito all'interno del campo per spiegare il tipo di contenuto che dobbiamo andare a scrivere. I testi pulsanti, quindi le celebri call to action, tutti i titoli, sottotitoli e diciamo messaggi promozionali rilevanti. Abbiamo anche i testi di caricamento, quindi quando per esempio dobbiamo caricare dei file e veniamo messi in attesa da un sito web, di solito compare il classico attendi, caricamento in corso. Quello è un altro momento in cui si può giocare un po' con l'utente e da una parte magari tranquillizzarlo e dirgli guarda, ci vorranno pochi secondi o ci vorrà un minuto, insomma il tempo che ci vorrà, e magari mandare anche un messaggio simpatico o un messaggio anche utile. Ci sono poi i copy di ringraziamento, quindi un messaggio che oltre ad essere una conferma per qualche cosa ringrazia anche per l'azione fatta, grazie per l'acquisto, grazie per averci scritto, per il feedback nel caso di una recensione. E poi i messaggi di rassicurazione che magari oltre a confermare, anche questi si sviluppano dopo che l'azione ha avuto luogo, oltre a confermare rassicurano, per esempio ricordano, ti ricordiamo che non riceverai mai più di una mail al mese nel caso di una newsletter, oppure ti ricordiamo che i tuoi dati, sappi che avremo cura dei dati che ci hai lasciato. Quali sono le caratteristiche di un buon microcopy? Ho provato a sintetizzare 6 punti che ritengo cruciali per capire, per provare a definire se il microcopy che abbiamo definito possa andare bene o meno. Primo esempio,
prima caratteristica, il microcopy deve essere semplice. Ho messo qui due esempi, il primo ho esagerato, sono sincera. Il concetto deve essere utilizzare un linguaggio semplice, un messaggio conciso, provare a dire in meno parole possibile il massimo che si può. I grassetti, per esempio, aiutano tantissimo, quindi non è solo una questione di numero di parole, ma anche di come queste parole vengono poi diciamo rese anche a livello grafico. Il secondo esempio, questo è un caso reale di una web app nella quale, diciamo, in questo passaggio l'utente doveva indicare, c'era una lista di frasi, doveva indicare le frasi che riteneva più attinenti. Il problema qual era? È che le persone tendevano a selezionarne solo una. Non era chiaro che si trattasse di una selezione multipla. È bastato mettere un grassetto, accorciare la frase, mettere il grassetto su tutte le frasi che ti rappresentano ed ecco che le persone hanno iniziato a selezionare più elementi di questo elenco. Seconda caratteristica, microcopy deve cercare di essere il più inclusivo possibile. La questione del genere in Italia è un tema molto caldo in questo periodo e tante aziende stanno facendo un'attività di revisione dei propri contenuti proprio per rispondere al meglio a quella che comunque è un'esigenza dell'utenza. Che fatica a volte, Nina. Lo so. A scrivere in un modo, poi in italiano, l'italiano che è basato sul maschile e femminile, rendere diventare difficile. È difficile, è faticoso, mi viene anche da dire, adesso questa è una tematica estremamente vasta, sarebbe da dedicare probabilmente un appuntamento ad hoc. Il fatto che sia complicato è secondo me proprio indice del fatto che c'è ovviamente la lingua italiana ha avuto un percorso e in questo percorso fatto appunto dalla grammatica che si è costruita nel corso dei decenni, anche certi modi di relazionarsi, di esprimersi delle aziende si sono abbastanza standardizzati. Il cambiamento è possibile. Non è sempre facile, alle volte si tratta proprio di trovare un percorso diverso. Noi ormai è veramente un anno che facciamo revisioni costanti da questo punto di vista, è veramente possibile quasi sempre, il 95% dei casi, riuscire a trovare un'alternativa che non sia il sei sicuro / A. Perché quella poi è la soluzione, diciamo, standard. Però si può fare. Si può fare, alle volte aiuta le aziende anche a imparare a raccontarsi in una maniera un po' più originale. Quindi al di là del maschile e del femminile, è un'opportunità per lavorare sul microcopy e cercare di dire la stessa cosa in una maniera differente. Quindi questa è la riflessione che mi sento di aggiungere. Terzo aspetto, un buon microcopy deve cercare di essere coinvolgente, quindi emozionare, stupire, deliziare a seconda del momento in cui il microcopy agisce. Anche qui ho messo tre esempi di passaggi classici, no? Password dimenticata, una promozione da attivare, un profilo che si sta aggiornando. Ci sono modi più simpatici, comunque meno standard, meno, diciamo, banali, per poter dire la stessa cosa. A cosa serve? È l'effetto sorpresa, è l'andare a parlare come se veramente si fosse l'amico o il fratello maggiore che dà una pacca sulla spalla al cliente e dice dai, mentre stai aspettando che noi aggiorniamo il tuo profilo, rilassati un po'. Scalda il nostro utente che presto diventerà cliente. Quindi è molto utile per la conversione.
Altro elemento fondamentale, sembra banale, ma Microcopy deve essere utile. Poi dopo ci sono una serie di esempi che ho preso da una ricerca che ho fatto, questo dettaglio lo spiegherò meglio, però quando noi troviamo username e o password non validi, non riusciamo mai a capire se abbiamo sbagliato, se l'utente ha sbagliato username o password, e quindi magari alle volte l'utente è costretto a riprovare 3-4 volte, anche con un po' di nervosismo, perché noi non diciamo chiaramente se la password è sbagliata o lo username. Andare a specificarlo sicuramente aiuta. Qualcosa è andato storto. Questo è un messaggio che a me personalmente fa venire l'orticaria, perché ho bisogno di sapere che cos'è che non è andato storto in un processo. Bisogna cercare di essere specifici, oppure attendi. Questo è il messaggio che mandava un po' di anni fa Microsoft quando faceva gli aggiornamenti. Usciva questa scritta, schermata blu, attendi, e tu non sapevi se dovevi aspettare un minuto o 30 anni. Dare un'indicazione del tempo necessario aiuta le persone a capire quanto devono aspettare e dopo quanto tempo devono iniziare a preoccuparsi, perché vuol dire che c'è un problema. Non far sentire le persone abbandonate quando c'è una comunicazione online, che quindi toglie la vicinanza fisica e la possibilità di non sentirsi soli, fa sicuramente bene. Grazie per averci contattato, è un altro messaggio standard, tipico dei form, che però non dice se il messaggio è stato inviato, il messaggio è stato ricevuto e che cosa succederà dopo questo passaggio. Quello che una persona si aspetta è di ottenere una risposta, ed è lì che noi dobbiamo agire. Nina, io non sopporto quando vedo modulo inviato correttamente, cioè linguaggio tecnico, cioè che non solo è una mancata occasione di dire qualcosa di carino, ma anzi lo interpreto come una mancanza di attenzione in questi dettagli. Mi fa una brutta impressione proprio vederlo. Sì, è vero, ma per esempio quello che diceva Luca nel suo intervento è correttissimo. Quando una persona compila un form, lì è al massimo dell'attenzione e diciamo, la temperatura è caldissima. È lì che noi dobbiamo essere il più accoglienti, chiari, e fare promesse che possiamo mantenere, ovviamente, ma dare anche un messaggio che sia chiaro, perché è lì che c'è la vicinanza massima. Il messaggio standard dopo il form, vi prego, no. Altro elemento deve essere rassicurante, quindi se c'è un gratuito, un senza impegno, se abbiamo delle garanzie da poter dare, è bene che siano molto vicine alla call to action. Questo è un elemento che aumenta tantissimo le conversioni. Un altro dettaglio, anche questo è importantissimo, la coerenza. Il microcopy deve essere coerente con quello che è avvenuto prima e con quello che avverrà dopo. Se per esempio siamo all'interno di una campagna Facebook che poi porta sul sito, tutto quello che viene detto, partendo dai social fino al sito web, deve essere coerente, ci deve essere un percorso. Coerenza anche con il tono di voce dell'azienda. Se è un'azienda molto abbottonata, il messaggio scherzoso va un attimo valutato, perché potrebbe non essere idoneo. E poi la coerenza deve essere anche con l'azione richiesta e quello che ne verrà dopo. Quindi, nel caso per esempio dei form, se noi diciamo alle persone ti contatteremo presto, non possiamo far passare una settimana. Qui sotto ci sono alcuni esempi a livello di sfumature, come possono cambiare i messaggi. Un messaggio in attesa, per esempio, un'azione in attesa è diversa da un'azione in approvazione, quindi stiamo già dicendo all'utente che il suo messaggio è in fase di valutazione, non in attesa generica, ecco, no, un'attesa generica che non sappiamo a cosa porta. Qui ho messo alcuni esempi, questi sono esempi di microcopy che non mi sono piaciuti. In alto, Trustpilot, ho mandato una richiesta di assistenza. Una volta inviato il form, mi compare questo messaggio che mi dice la tua richiesta è stata completata. In realtà no, perché
avevo solo mandato il messaggio, quindi non avevo ricevuto ancora assistenza, ma secondo loro il ticket era già stato completato. Mi ha fatto innervosire molto. È da mo' che aspetto risposte a Trustpilot. Ecco, appunto. Vorrei lasciare una recensione su Trustpilot. Facciamolo. L'esempio sotto è IKEA, questo mi è successo stamattina. Ho fatto un acquisto, quando ho completato l'acquisto mi è uscito questo capito, punto, che io non ho capito. Non mi è chiaro che cosa IKEA abbia capito dal mio form. Sono rimasta un attimo perplessa. E subito sotto, questo è uno screenshot invece del messaggio di conferma, qui vedete, gentile Nina, sei pronto ad accogliere in casa i tuoi nuovi prodotti. Vabbè, questa è qualche traduzione mai riuscita di frasi inglesi o cosa, magari got it, diventato capito, non lo sapremo mai. Ci ho pensato, ma in ogni caso da IKEA non me lo sarei aspettato. Esatto. Sulla destra c'è Lush, quando apri il chatbot per lasciare un messaggio, ti compare questo pop-up che ti dice: ti preghiamo di accettare i cookies di Olark. Ora, io non sento la necessità di specificare che il chatbot si chiami Olark, sembra più il nome di un robot, di un omino del Signore degli Anelli, non ne capisco il senso. Quindi questo, per esempio, è utilità. Se non è utile per il lettore, certi messaggi è bene non darli. E poi a seguire, iscriviti alla newsletter, questo è sempre Lush, call to action, scopri tutto. Ora, è un'iscrizione alla newsletter, quindi non c'è niente da scoprire se non da completare l'iscrizione. Questo è giusto qualche esempio. Questi sono altri esempi invece che a me sono piaciuti, per esempio Netflix, in una schermata con queste piccole frasi anticipa tutte le paure e le resistenze che un utente può avere. MailChimp usa questo simpatico microcopy sotto l'indicazione del nome per dire: un altro utente utilizza questo username, magari il tuo gemello cattivo, terrificante. Mi ha fatto ridere tantissimo. Poi c'è SkyScanner, questo è un messaggio di caricamento, mentre aspetta di tirarti fuori i risultati per la tua vacanza, ti dice: goditi qualche secondo di pace nel mentre noi facciamo, cioè noi lavoriamo per te. Upsumo, che è un altro delizioso il loro modo di lavorare con il microcopy. Qui invece di dire iscriviti alla newsletter, il pulsante dice mandami le offerte, che è esattamente la ragione per cui le persone si iscrivono ad Upsumo. Sulla destra trovate Slack, che come esempio, anche questo mi è piaciuto, di come fare la ricerca indica progetto unicorno. Mi ha fatto sorridere molto. Oppure Trello, che fa un esempio di come creare un account utilizzando Dana Skelly come Spice. interfaccia. Esatto, per noi vecchietti. Questi sono degli esempi di pagina 404 creativa. La versione di IKEA potete andarla a vedere, è animata, quindi ci sono questi alieni che tirano su i mobili. O la Pixar che si ispira a uno dei suoi cartoni. Settima e ultima caratteristica: il microcopy deve essere testato. Quello che noi pensiamo funzioni non è detto che funzioni, e se per caso i vostri testi dovessero dare i risultati che vi attendete, sappiate che quello è già un risultato, perché sappiamo che c'è qualcosa che non va e sappiamo dove poter andare a intervenire. Ora, non so se ho ancora tempo, perché vedo che ho ancora 2 minuti. Io qui avevo fatto Usiamoli un tutti. esempio. Ok. Qui ho dovuto togliere un po' di riferimenti perché questo è un lavoro di microcopy che stiamo facendo in questo momento. Quindi finché questa web app non sarà online non posso condividere tutti i dati, però qui è per spiegarvi nel concreto un esempio. Quindi immagine di sinistra. Questa è com'era questa app quando ci è stata consegnata. Vedete per esempio che ci sono tre azioni che vengono richieste: richiedi, ottieni e voglio. Ci sono due prodotti, questo
questo XXX che per questioni di privacy non ho potuto specificare, e la consulenza, quindi un prodotto e un servizio. Ci sono due pulsanti da cliccare, ma il primo, ottieni, non ha la forma del pulsante, tant'è che la maggior parte dei click andavano tutti sul secondo. Questa freccia nel mezzo sembrava che portasse le persone a, quindi, se vuoi ottenere quello, richiedi la consulenza. E infatti, sì, infatti la maggior parte delle persone cliccavano sul secondo pulsante. Quello che abbiamo fatto, su cui stiamo lavorando adesso, è la schermata centrale, quindi mettere il focus sulle due azioni a seconda di quello che tu vuoi ottenere e poi a seconda dei click che viene eseguito creare un percorso più dettagliato in un secondo momento per semplificare il quantitativo di messaggi e di azioni che vengono richieste. E qui se ho semplicemente sintetizzato quelle che sono le quattro domande che secondo me ma chi ha un sito web dovrebbe farsi per andare a costruire un microcopy efficace. Ottimo, Nina. Allora, non c'è molto spazio per le domande, te ne faccio solo una io. Il microcopy ha dei microprezzi? Dipende. Perché in realtà mi pare che c'è dietro un sacco di studio. No, è vero. Ovviamente questi non sono prodotti che si possono, cioè non è un servizio che si vende a parola, sia chiaro. Cioè dietro una frase c'è proprio lo studio di un percorso. Tante delle cose che ha detto Luca nel suo intervento hanno un impatto sul microcopy. Si lavora di processo, si lavora di percorso, quindi magari alle volte per ottimizzare un pulsante che è l'unico che non porta a conversione ci possono essere settimane di lavoro e di test, però la resa, cioè l'incremento delle conversioni è veramente mostruoso. Quindi di solito, diciamo, cosa fa partire una persona che ha un imprenditore, un'azienda, dice ok, mi serve il microcopy, perché c'è sempre qualche problema, qualche blocco a un certo punto, qualche conversione che manca? Sì, allora, di solito quello che succede è che si fanno ovviamente delle rilevazioni, quindi dai dati viene fuori che, per esempio, gli utenti mandano sempre la stessa domanda, perché vuol dire che mandano una domanda in maniera frequente, perché vuol dire che quel passaggio non è chiaro, oppure c'è un pulsante che non viene mai cliccato, ci sono dei percorsi che gli utenti fanno che sono sempre quelli sempre con le stesse criticità. Lì è dove è molto probabile che ci sia bisogno di essere più chiari, più semplici e ad andare a ottimizzare magari dei passaggi. Nina, grazie mille, super grazie per questo tuo intervento molto interessante su un argomento che secondo me è assolutamente poco parlato, poco discusso, il microcopy. Confesso, sì. Grazie a te per lo spazio, lascio la parola a Marco e ancora auguri WP OK. Grazie. Ciao Nina, a presto.